Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. A Torino alta l'adesione allo sciopero generale secondo i sindacati, difficile trovare bus e tram, nei trasporti si parla di un 60-70% di autisti con le braccia incrociate, percentuali alte anche nella metalmeccanica e nell'edilizia. Green Pass, Confesercenti chiede di vietare la manifestazione di Torino in programma sabato, l'ultimo fine settimana prima del Natale. La richiesta è di tutelare il lavoro e la salute contro, dicono dall'associazione, una minoranza irresponsabile. Nel nuovo hub pediatrico di Via Gorizia a Torino, il via alle vaccinazioni anticoronavirus per la fascia 5-11 anni. Il centro è ospitato nella Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi, gestito dalla Compagnia di San Paolo con l'ASL cittadina. Ieri il Piemonte ha raggiunto il 1 milione di terze dosi. Anziano 92enne della Val di Susa, avvelenato con un liquido per auto, assolta la badante, era accusata di tentato omicidio, l'accusa aveva chiesto 10 anni. Dirette su Facebook per vendere abiti contraffatti online, 4 le denunce, interrotto dalla finanza l'ultimo video promozionale, sequestrati 19.000 euro, proventi illeciti derivanti dalle vendite. Trasporti, bus e metro, da gennaio a Torino biglietti più cari, l'aumento medio delle tariffe sarà dell'1,51%, ma il ticket durerà di più. Calcio, Coppa Italia, Torino in campo stasera alle 21 contro la Sampdoria per la gara valida per i sedicesimi di finale. Chi vince affronterà la Juventus. Chiudiamo con la musica. Il cuneese Matteo Romano, 18 anni, parteciperà al Festival di Sanremo. Ieri ha passato le selezioni classificandosi al terzo posto al Festival. Ammesso nella sezione Big, canterà Virale. È tutto, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce.